Ciao bella a tutti amici di YouTube, quel vostro Algatron che vi parla, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo una decklist che non è mia ragazzi, è di questo giovane ragazzo che ha deciso di portare a un local Naturia con l'aggiunta della... Esatto, con l'aggiunta della statua della terra. Quindi ragazzi, ho deciso per voi di portare questa lista perché comunque mi sembra anche abbastanza interessante. E il nome del ragazzo è? Edoardo. Edoardo, quindi possiamo anche cominciare, presentacela. Allora, Cricket Mola 3, Camellia 3, non c'è nulla da dire. Questo, forte, quando al cimitero tu fai per esempio mostra Naturia, lui si rievoca, ovviamente può essere una volta per turno. Camellia manda la trappola, che purtroppo adesso è limitata a uno, al cimitero. Può andare questo, con Naturia Blessing. Resusciti lui, fai la tua bestia. Prima foto. Questi a uno. Questo mai visto. Questo è forte perché nega mostro e con lei, con il suo effetto, può mandare al posto di lui e lei due carte dalla cima del mazzo al cimitero. E si nega e poi può farlo un'altra volta. Lui non l'ho mai visto, ma comunque è forte. Lei forte perché può attivare una magia trappola. L'ho vista, mi ha fatto vincere una partita. E lui ti parla praticamente una battle, quindi lo reputo indispensabile. Ci sta assolutamente. Vabbè, 3 di d'oro, niente da dire. E uno che purtroppo l'hanno limitato. Siamo nel patto Verna Silfide, due di loro, tre di loro, tre, due e una perché è così, perché sennò mi sembrava anche troppo pesante. Loro forti, lui sì, ti fa pescare uno, ma comunque magari meglio questa o questa, o addirittura lei che addano. Lui manda al cimitero appunto nostro, lei. E con lei la metti in difesa, magari evochi lei che dà meno 600 all'attacco dei mostri dall'avversario, magari come, appunto come ha vinto contro Labirinto, aveva 1600 il suo mostro, con questa andava a 1000 e non poteva distruggermi la statua. Ci sta assolutamente. Ovviamente gli Shizu, perché millano, e questi due ti fanno ritornare l'albero in mano e puoi rifare la combo e niente da dire su di loro, sono forti. Loro sono andati secondi, mai visti, mai giocati, però comunque sono forti. Poi c'è anche la statua adesso. Esatto, l'ho fatta vedere prima. Niente da dire, mi ha fatto vincere le partite perché è così. A parte contro Pureli che non ho potuto fare niente. Perché comunque, come ricordiamo, che tutte le statue bloccano al loro attributo. E poi due kaiju l'ho tirato solo una volta contro Flow Wonder, ma mi ha fatto trappola delle RP e non ho potuto fare nulla. Come diciamo altre cose, ho uno di sepoltura sciocca e tre di impermanence, perché se vedi troppe magie trappole comunque non riesci a mandarti mostri al cimitero e becchi come un animale. Sepoltura sciocca però va bene perché comunque mandi uno e puoi fare qualcosa. Stando all'extra, prima farò vedere i mostri che si possono, diciamo, evocare con statua della terra, cioè loro. Lui addirittura, se avete una camelia e l'ape, questa qui, potete fare lui che ha da statua, e per poi magari, che ne so, avete un Verna Silfide qualsiasi, per esempio lei, no scusa, lei, ne mandate un'altra al cimitero, evocate la statua, cioè Verna Silfide statua al cimitero per poi evocarla. E lui l'ho messo perché non sapevo cosa mettere. Forte, mi ha fatto vincere. Forte, non l'ho mai fatto. No, l'ho fatto una volta e ho vinto un turno. Mai fatto. Poi passiamo al reparto tutto ciò che non è terra. Rosa Nera evocato una volta, me l'hanno annullato, se no distruggevo la board appunto a Flow Wonder.
e il resto, cioè questo non lo giocherei. Questo è forte? Sì, questo è forte, ma banna, quindi contro i piccioni, diciamo, non è il massimo. Zeus, vabbè, fortissimo. E vabbè, questo potete farlo in aggiunta, c'è un altro negate, oltre a bestia e l'altro Natuia, Bacchio. C'è il drago. Esatto. Lui mai fatto, però non... perché non ho barone, diciamo, però si può giocare. Lui forte, anche lui molto, però non li ho appunto usati. Side. Di solito uso due Nibiru perché non ho il terzo, ma comunque ne userei due. Tre belle fantasme, tre asche, comunque li si possono scartare. Due di loro che sono forti perché non fanno targettare la Silfide. Un tulipano messo alla fine, ma prima avevo... non mi ricordo cosa avevo, però questo qui l'ho messo alla fine. Un bambù e questo che mi ha parato il culo in sostanza, ma può essere anche non utilizzato, cioè l'ho usato per prepararmi solo una volta e basta. Quindi qua finisce la lista? Sì, questo è forte, ma... cioè, quando l'ho pescato in mano l'ho tirato, ma non ha fatto niente. Cioè, ti fanno in permanenza sopra ed è come se non ce l'ho. Comunque niente ragazzi, questa era la lista del nostro caro Edoardo e niente, questo era il video. Spolliciate se vi è piaciuto, condividetelo come se non ci fosse un domani, scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate. In descrizione troverete il link della mia pagina Facebook e pagina Instagram. Un saluto Edoardo che ci ha permesso di fare la lista, vedere la vostra lista e niente, ciao a tutti quanti voi, bella!